La storia di Opel Corsa, pensate, inizia ben 37 anni fa. Era il 1982 quando la casa tedesca presentava per la prima volta la sua vettura compatta, che oggi, dopo quasi 14 milioni di esemplari venduti, è arrivata alla sua sesta generazione. La macchina è tutta nuova e punta a tornare leader nel segmento B. Se volete sapere com'è fatta e come va la nuova Opel Corsa, seguitemi in questo video. La macchina è costruita sfruttando la piattaforma CMP, condivisa con altri modelli del gruppo PSA che ha acquisito nel 2017 il marchio Opel. Questa piattaforma è adatta a veicoli di segmento B e C, ma soprattutto può essere utilizzata con motorizzazioni a benzina, diesel e anche elettriche. Vi posso dire che la Opel Corsa è parente stretta della nuova Peugeot 208, ma anche della Citroën C3 Aircross. La nuova Opel Corsa ha uno stile moderno, fermo restando una certa familiarità con altri modelli di casa Opel. Per esempio ritrovo alcuni tratti distintivi della Astra di ultima generazione. Il frontale della vettura è caratterizzato da una calandra piuttosto sottile, con i fari che si inglobano alla forma del paraurti, che può essere più elegante oppure più sportivo a seconda della versione che avete scelto di Opel Corsa. La linea di cintura chiude nel montante C. Le nervature sulle portiere ne valorizzano i fianchi, che sono anche irrobustiti però dai passaruota piuttosto larghi che ospitano i cerchi in lega da 16 pollici. Mi piace molto anche la colorazione in due tonalità della carrozzeria. Il padiglione si inclina verso il lunotto e il portellone posteriore per dare un tono di sportività maggiore alla macchina. Però da lì effettivamente si vede un po' meno, anche a causa del montante C piuttosto massiccio. L'abitacolo mi regala un senso complessivo di qualità e comfort davvero molto elevato. L'abitacolo della versione Elegance che sto guidando è impreziosito, per esempio, da delle finiture cromate sul volante e nel tunnel centrale, uguali a quella che taglia da sinistra a destra idealmente la plancia in due. I sedili sono comodi, sostengono bene il busto e le gambe. Sono certo che al termine di questo test drive non sarò affaticato, ma se volete davvero il massimo potete scegliere l'opzione dei rivestimenti in pelle con i sedili riscaldabili e quello lato guida addirittura con la funzione di massaggio. Se davanti c'è spazio a sufficienza, dietro si sta un po' più stretti, è colpa del padiglione che digrada verso il portellone e della larghezza ridotta dell'abitacolo. Non posso che apprezzare il vano di carico regolare e profondo. Ha una capacità da 309 a 1081 litri con gli schienali posteriori reclinati. Dinanzi a me il cruscotto digitale di serie sulla versione Elegance mi fornisce tutte le indicazioni di guida. Devo solo selezionare quella che preferisco. Infatti è ricco di informazioni, però il display non è integrato perfettamente, sembra un po' posticcio. A livello estetico mi piace molto di più la soluzione della cugina Peugeot 208. La plancia è un elogio al design e alla connettività. Dal touchscreen qua al centro posso gestire praticamente quasi tutte le funzioni della vettura, ma apprezzo molto che i pulsanti e i tasti della climatizzazione e dell'autoradio ne siano scorporati in modo da poterli toccare per le piccole regolazioni senza distrarmi eccessivamente.
Il motore della Opel Corsa che sto guidando in questo test drive è un 3 cilindri turbo benzina di 1199 centimetri cubi di cilindrata. Eroga una potenza effettiva di 101 cavalli per una coppia di 205 Nm. In questo caso è abbinato a un cambio manuale a 6 marce, ma c'è anche la versione con il cambio automatico AT8 a 8 rapporti. La leva del cambio manuale è ben manovrabile, l'innesto dei rapporti in salita e in discesa è fluido e preciso. Il motore è bello sveglio grazie alla sovralimentazione. Basta un colpo di acceleratore e la macchina scatta in avanti con vivacità. Però posso anche allungare in tangenziale o magari in autostrada senza faticare la meccanica. Vi posso dare un paio di dati dichiarati da Opel. La Opel Corsa con questa motorizzazione raggiunge una velocità massima di 188 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h di 9,9 secondi. Le sospensioni di tipo McPherson sull'asse anteriore e a ruote interconnesse su quello posteriore si uniscono alla buona precisione dello sterzo che è servo assistito elettricamente per regalarmi quell'agilità che mi aspetto da una vettura di questo genere. La nuova Opel Corsa è lunga 4,06 metri e larga 1,74 m. Le sue dimensioni compatte mi assicurano tanta agilità esattamente dove serve, cioè sulle strade di città, ma anche fuori dai centri urbani. È precisa e reattiva ai comandi impartiti sullo sterzo, ma offre anche un buon comfort complessivo. Poco rumore e buono smorzamento dei colpi sono una dote sempre molto apprezzabile a bordo di una vettura di questo calibro. Di serie sulla Elegance che sto guidando adesso ci sono tanti accessori per comfort e sicurezza. Tra gli altri troviamo il climatizzatore, il sistema infotainment, i fari full LED, il lane assist, il cruise control, la frenata automatica di emergenza e il riconoscimento dei segnali stradali. Ma se volete di più, il listino optional è molto ricco. Si passa dai cerchi in lega leggera da 17 pollici al tetto panoramico in vetro, ai fari a matrice di LED, agli assistenti di guida più evoluti, fino alla gestione della vettura da remoto. Insomma, potete ritagliarvi la vostra Opel Corsa quasi su misura. La nuova Opel Corsa 1201 cavalli in allestimento Elegance come quella che sto guidando con cambio manuale costa 18.150 euro di listino, ma la gamma Corsa attacca con la versione Edition e il motore da 75 cavalli a 15.550 euro con il cambio manuale. Per chiudere al vertice con il modello da 130 cavalli GS Line, quello sportivo, e cambio automatico AT8 a 8 rapporti a 20.750 euro. Tirando le somme, la nuova Opel Corsa può davvero ambire al gradino più alto del podio di questo segmento B. Voi cosa ne pensate della nuova Opel Corsa? La macchina vi piace o c'è ancora qualcosa che non vi convince? Sappiate che dal 2020 arriverà anche la versione col motore elettrico. Beh, ditemi tutto nei commenti qui sotto, se vi è piaciuto il video mettete un like, seguiteci sul nostro canale YouTube e anche sul sito motorbox.com. Naturalmente non dimenticatevi i nostri social Facebook, Instagram e Twitter. Ci vediamo al prossimo video, ciao!